Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questo è un nuovo video. Qualche settimana fa per il Pride Month vi ho parlato di film LGBT presa bene, ovvero con protagonisti, personaggi facenti parte della comunità LGBT, eccetera eccetera, che però non ce la facessero prendere a malissimo come nella maggioranza delle pellicole dedicate, ma che ci facessero sorridere, divertire e scherzare, in pieno scintillante e favoloso Pride style. Vi si è presa così a bene che mi avete chiesto anche la controparte, ovvero un video in cui vi parlo di film LGBT presa male. Ed eccovi accontentati! I film presa male sono un bel po'. Ovviamente non possiamo parlare di tutti, perciò ne ho selezionati 4, che per non esagerare troppo con la presa male, sono di media presa male, diciamo. Ho selezionato questi 4 perché ognuno racconta in modo molto diverso i tormentati amori del vastissimo mondo LGBT. Le tematiche dei film sono genitori arcobaleno, la repressione, la passione saffica e la scoperta della propria identità di genere. Lasciatemi poi ovviamente nei commenti consigli e opinioni sui film presa male che avete visto voi e piacciono a voi. La pazzesca t-shirt di Sherlock che indosso. È come sempre di Pampling, se la volete o ne volete un'altra, trovate il link al sito e il mio codice sconto nell'info box. E se siete appassionati di cinema, serie TV e anime, non vi dimenticate di passare sul mio sito di cinema www.violetta.rocks, dove la mia redazione, la Rock Squad, carica contenuti freschi ogni giorno. E mi raccomando, seguiteci anche su Instagram per restare sempre aggiornati sulle novità, ma soprattutto perché ho bisogno di portare il profilo Instagram della Rock Squad ai 10.000 follower per avere la possibilità di mettere nello swipe i link degli articoli che postiamo. Link in info box. E cominciamo con la prima tematica, genitori arcobaleno, con un film tutto italiano che sì, probabilmente avremo visto in 3, e questo numero deve essere assolutamente destinato a salire. Il padre d'Italia, film del 2017, lo trovate anche su Now TV, diretto da Fabio Mollo, con Isabella Aragonese e Luca Marinelli. Lei non ho mai trovato un'attrice eccezionale, ma qui devo dire che è stata piuttosto brava, anche se il film in cui la preferisco è Tutta la vita davanti di Virzì, ma più per il film che per lei. Marinelli invece è uno di quegli attori fuori classe che ogni volta che vedo una sua interpretazione ci metto qualche minuto a capire se è lui o non è lui. Non è vero, ovviamente esagero, ma è per dirvi che è talmente bravo a trasformarsi da un ruolo all'altro, interpretando personaggi completamente diversi tra di loro, da lasciarvi veramente esterrefatti. Il padre d'Italia è la storia di Paolo e Mia. Paolo è un ragazzo gay solitario e riservato che fa un lavoro che odia e non riesce a dimenticare il suo ex. Mia è una ragazza esuberante ma un po' sbandata, incinta al sesto mese e non si sa bene chi. Per una serie di vicissitudini i due finiscono a fare un lungo viaggio insieme attraverso l'Italia fino a raggiungere la famiglia di Mia in Calabria, e stringendo un legame che non è definibile né d'amore né d'amicizia, un legame tra due persone abbandonate dalla vita che cercano calore in qualche modo. È un film che vi farà tanto riflettere sul ruolo del genitore e in maniera quasi indiretta sui genitori arcobaleno, su quanto avere una famiglia, a volte purtroppo messa insieme solo da tante convenzioni sociali, possa portare un individuo completamente fuori strada, dandogli una sola opzione plausibile di famiglia, fino a farlo annaspare in queste certezze che in realtà non ha mai voluto. Ed è quello che accade a Mia, che non c'entra con la famiglia arcobaleno, ma che ti fa capire quanto anche solo il concetto di famiglia socialmente accettato a volte sia faticoso da sopportare. Il film vuole anche raccontarti quanto invece in alcuni casi l'assenza della famiglia possa invece portare un individuo a diventare un padre solido e amorevole, proprio perché nella sua vita un genitore così l'ha sempre voluto ma non l'ha mai avuto, come nel caso di Paolo. E così le donne etero non nascono programmate affinché la loro vita sia compiuta solo quando sfornano bambini e fanno le mamme, e gli uomini gay non sono radiati dall'albo di madre natura e considerati inadatti a crescere un figlio solo perché uomini e pure omosessuali. Un film che non vi pentirete di vedere per la sua onestà, semplicità e dolcezza, e un Marinelli immenso. Tornate a farmi sapere se vi è piaciuto. Livello di presa a male, direi un 7 presa a male. Passiamo al tema della repressione, continuiamo con un film che è diventato un vero cult americano, una feroce critica all'ipocrisia della struttura sociale, alle vite patinate degli statunitensi, per i quali la superficiale apparenza è tutto, vite incasellate nei loro spazi convenzionali, che nascondono in realtà tetri ma veri, luoghi interiori inesplorati o esplorati di nascosto. American Beauty. Forse alcuni di voi stanno rimanendo sorpresi per la mia scelta di questa pellicola, pensando all'iconica immagine di Mena Suvari immersa in un mare di petali di rose rosse. In questo film ci sono talmente tanti spunti di riflessione e talmente tanti argomenti di cui si potrebbe parlare per ore, che vi do ragione, io però ho
deciso di concentrarmi su uno in particolare, che forse chi non ha visto il film non conosce, o chi l'ha visto potrebbe aver dimenticato. Ormai è un film dei quasi 20 anni fa. American Beauty però ha una componente LGBT che ad un certo punto del film diventa fondamentale e si esterna come l'emblema di tutte le repressioni affrontate nella pellicola. Cominciamo presentandola. È del 1999, diretta da Sam Mendes, che prende l'Oscar proprio per questo film. È interpretata da Kevin Spacey, Mena Suvari, Annette Bening, Wes Bentley e Chris Cooper. Non mi soffermo sulla questione Spacey perché in questa occasione specifica non ci interessa, anche se ci sarebbero alcuni parallelismi di cui parlare. Li lascio a voi nei commenti e andiamo invece al personaggio di Chris Cooper, che compie l'atto di chiusura del crescendo che il film costruisce magistralmente. È il simbolo, a mio giudizio, di quanto la repressione, per lo più amorosa e sessuale, di se stessi possa essere la maggiore causa di devastazione mentale di un individuo. Il personaggio di Chris Cooper è gay, una persona che reprime se stessa o è costretta a farlo, in questo caso dalla società, prima o poi impazzisce o implode o esplode. Il colonnello, secondo me, non compie quell'atto per punire Lester di non avergli dato ciò di cui aveva bisogno, non solo. Pensa di avere l'occasione finalmente di liberarsi da questo grande peso che porta dentro. Pensa di potersi lasciare andare alla sua vera natura e prende tutto il coraggio di un uomo di più di 50 anni che ha negato se stesso per praticamente metà della sua vita e si apre al personaggio di Lester. Essendoci un frainteso, Lester lo rifiuta e il colonnello agisce così per l'umiliazione e la profonda paura che quello che ha tirato fuori e che pensava essere sbagliato, allora è sbagliato davvero. E allora deve mettere a tacere questa cosa con se stesso e con chi l'ha scoperto. Qui vi chiedo cosa ne pensate delle repressioni e delle proibizioni. Non credete che sia quantomeno bislacco ritenere anormale l'omosessualità, una cosa da nascondere, una cosa da reprimere, quando invece non è altro che una delle tante manifestazioni dell'amore? E invece considerare normale che alcune categorie di religiosi cattolici si vietino di abbracciare l'amore nella sua forma più intima, nella sessualità? Non vi sembra più anormale per un essere umano privarsi forzatamente della sessualità che viverla semplicemente con chi amiamo di più? Sempre nei limiti del consenso altrui, ovviamente. Kevin Spacey. Comunque, film bellissimo, presa male, 9. E ora passiamo alla passione saffica con Carol. 2015, Todd Haynes alla regia. Di lui potreste aver visto Velvet Goldmine e Mildred Pierce con Kate Winslet. Un regista che rende le sue opere calde, passionali e delicate. È anche il caso di Carol. Nel cast è l'immensamente elegante e talentuosa Kate Blanchett, Rooney Mara e Sarah Paulson. Siamo negli anni 50 a New York. La storia è tutta dal punto di vista di Therese, una 19enne timida, aspirante fotografa, ma attuale commessa in un negozio di giocattoli, che fa il fortuito incontro con Carol, una cliente venuta a comprare un trenino per la figlia per Natale e che è molto più matura di lei. Tra le due c'è un tacito colpo di fulmine e presto nascerà una storia, ma Carol sta combattendo con il divorzio del marito e la custodia della figlia e il rapporto delle due donne subirà delle grosse complicazioni a causa di questo. Riusciranno a superare le difficoltà esterne e portare avanti la loro storia d'amore? Carol è un film con dei momenti di fortissime e intense emozioni che viviamo attraverso il cuore di Therese, ma al tempo stesso è tutto molto contenuto, il che dà ancora più potenza a quelle emozioni. Queste atmosfere hopperiane per un film volutamente freddo nella composizione, ma incredibilmente passionale nel nucleo. I personaggi di Carol e Therese sono scritti in modo davvero interessante. Sono molto atipici per essere dei personaggi femminili portati sullo schermo e sono anche molto affascinanti. Therese sembra una ragazza delicata e fragile, ma solo di fronte al suo vibrante amore per Carol, perché in realtà è una molto decisa, e viene travolta da questo amore che ti fa tremare le gambe, che ti mette in soggezione. Carol invece è una donna con un carisma e uno charme innato, che sfido a non innamorarvi tutti e tutte di lei. Una donna solida, che ama, vuole amare, sa quello che vuole, ha quello sguardo selvaggio, una leonessa in gabbia, costretta in questo concetto retrogrado di famiglia nei 50. Alla fine prenderà una decisione forte e sofferta, che molti potrebbero criticare. E forse invece è la più giusta, perché non è giusto sopravvivere. Noi la vita la vogliamo vivere, e la vogliamo vivere così come siamo. Restare avrebbe reso molto più infelice la persona che lascia. Un film pazzesco sulla passione e su tutte le complicazioni sociali che remano contro, ma che in Carol alla fine non sono che frammenti rispetto alla potenza e la maestosità di questa leonessa innamorata. Bello, bello, bello. Presa male direi 7,5. E chiudiamo con la scoperta della propria identità di genere, e quindi con Tomboy. Forse il mio film preferito tra quelli di cui vi ho parlato oggi. Tomboy è un film indipendente del 2011, scritto e diretto dalla regista francese Céline Chama. È la storia di Laure, una bambina di 10 anni che si trasferisce
trasferisce con mamma incinta, papà e sorellina minore in un nuovo quartiere durante il periodo estivo. Lore fa la conoscenza di un gruppo di altri ragazzini che abitano e giocano nei giardini sotto casa e si presenta e si atteggia come un maschietto. Lore ha i capelli corti e i modi da maschiaccio e nessuno si accorge che in realtà è una ragazza. Lisa, l'unica apparentemente ragazza del gruppo, è un po' più sveglia nei sentimenti e si prenderà anche una cotta per Lore, che sebbene stia scoprendo che la sua identità di genere non corrisponde al sesso biologico, forse non ha ancora capito quale sarà il suo orientamento sessuale definitivo. Il segreto di Lore però non durerà a lungo. Tomboy è un film magnetico, incredibilmente interessante e affascinante. È molto divertente entrare nel mondo dei bambini ed è incredibilmente istruttivo farlo attraverso la scoperta dell'identità di genere che si manifesta ancora prima dell'orientamento sessuale, che molte volte arriva in maniera più netta durante l'adolescenza, quindi durante lo sviluppo degli ormoni. Lore scopre di voler apparire e di voler essere considerata un maschio, in quello che all'inizio viviamo quasi come un gioco e che attraverso di lei viviamo anche come un'esplorazione, una scoperta chiamata dalla curiosità, che poi andando avanti con la pellicola diventerà invece una cosa molto seria, soprattutto quando in famiglia salterà fuori che Lore si è finta un maschio. L'atmosfera si farà davvero pesante in casa e soprattutto il personaggio della madre farà calare su Lore la pesantezza della colpa. Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Mortificando di fatto il suo sviluppo. Incasellati sin da bambini a dover o non dover essere qualcosa di preciso, con un eventuale senso di colpa instillato sin dall'infanzia. Il film è semplice, diretto, asciutto. È un drammatico, non è presa malissimo, gli darei un 6 come presa male, ma è davvero molto molto bello, adorabile. Ve lo consiglio spassionatamente, sono sicura che lo apprezzerete. And that's it! Questi erano tutti quanti i miei consigli per voi. Fatemi sapere se avete visto questi film. Se non li avete visti, se li vedrete, consigliatemene altri scrivendomi perché li consigliate e cosa hanno di speciale per voi. Noi ci vediamo su www.violetta.rocks e nel prossimo video, che sarà sabato e sarà uno sfigol. È una cifra. Ciao!